Grazie Presidente, buongiorno a tutti. E brevissimo ringraziamento agli organizzatori di questo convegno, in particolare anche ai colleghi dell'Università di Padova, per averci dato modo di venire qui a presentare questa relazione. Allora, quello della strategia di conservazione del materiale a seguito di eventi catastrofici, fortunatamente è un ambito nel quale in Italia non abbiamo maturato una grande esperienza diretta, perché il nostro territorio è stato interessato da fenomeni diciamo più o meno importanti soltanto in un passato molto recente. Personalmente ho avuto modo, ahimè, di fare esperienza con i danni della Toscana del 2015, però possiamo beneficiare di quello che in Europa, in Centro Europa e Nord Europa è stato fatto, diciamo, negli ultimi 20 anni, dove questi eventi purtroppo sono stati molto frequenti, e quindi possiamo dire che possiamo disporre di una bibliografia molto approfondita su questi argomenti, che ci lascia trasparire che cosa? Innanzitutto che gli interventi, non esiste una strategia che vada bene per tutti i contesti, abbiamo a disposizione più strategie, le quali devono essere di volta in volta contestualizzate su quelle che possono essere necessità specifiche, e che ovviamente questi interventi richiedono poi di un approccio che sia multidisciplinare, quindi di tanti tipi di conoscenze diverse, ma questo cercherò adesso di illustrarlo nella mia relazione. Quali sono, molto brevemente, le principali tipologie di danno che il legname può subire a seguito di questi eventi? Ovviamente ci sono i danni diretti nella immediatezza dell'evento, che sono difficilmente stimabili in termini di piante che perdono a seguito di rottura parte del loro valore. Mi preme solo segnalare una cosa. È molto facile capire qual è il danno prodotto dallo schianto, quindi dalla pianta che si rompe. C'è una sorta di danno occulto. Il legno non è un materiale che lavora bene a torsione. Quindi se a seguito dell'evento l'albero si storge, quell'albero che io poi vedo a terra apparentemente integro potrebbe portarsi al suo interno un danno occulto, un danno che diventa importante soprattutto se io devo utilizzare quel materiale a fine strutturale. Però fortunatamente abbiamo anche delle tecniche non distruttive che ci permettono di capire facilmente se questo danno è presente o meno. Se il tempo passa, questo materiale comincia a deteriorarsi. A seconda della condizione e a seconda soprattutto di quelle che sono le caratteristiche dell'andamento climatico, soprattutto la temperatura, il legno anche dopo poche settimane può cominciare a mostrare per esempio dei danni che noi chiamiamo prodotti da funghi cromogeni. Funghi cromogeni che cambiano soltanto il colore del materiale, quindi non pregiudicano la resistenza meccanica del materiale. Questo è un materiale che a usi strutturali va benissimo, ma che però ne deprezzano la qualità. E questo può cominciare a succedere già durante le prime settimane. In tempi più lunghi la cosa può diventare più complessa, perché possono intervenire anche funghi più pericolosi, che alterano significativamente la resistenza meccanica del materiale, oppure quando il legno in tempi ancora più lunghi perde troppa umidità possono cominciare a manifestarsi fenomeni di fessurazione, che di per sé, diciamo, non complicano, non riducono necessariamente la qualità del materiale, ma che rendono poi i processi di trasformazione più complessi e più costosi. Quindi è comunque una penalizzazione del materiale. Quindi perché si deve o si dovrebbe conservare il legno? Non voglio entrare in un ambito diciamo di valutazione economica che credo sarà oggetto della relazione che mi segue. Di sicuro dobbiamo cercare come strategia di mantenere la qualità del legno nel tempo. Se noi riusciamo a fare questo, vuol dire che riusciamo a mantenerne il valore economico. Questo perché? Perché dobbiamo cercare di dilazionare per quanto è possibile il suo collocamento sul mercato.
Abbiamo visto stamattina il sindaco ci ricordava che un valore di 70 adesso è 10. Quindi questo è un qualche cosa che va evitato, anche perché sarà importante poter garantire anche nei prossimi anni, laddove probabilmente questi eventi avranno come effetto possibile una riduzione degli altri tagli, poter garantire al nostro sistema produttivo una disponibilità costante nel tempo. Però queste sono tutte valutazioni semplici. Io ne vorrei aggiungere una. Si è ricordato stamattina, Matteucci ci ricordava della casa che brucia. Nella casa che brucia dobbiamo contemplare anche il fatto che quel legno a terra non è solo un valore economico. C'è un valore ambientale. Quella è una risorsa importante che noi non possiamo abbandonare lì, non solo per una questione di soldi, ma anche perché il nostro ambiente non se lo può permettere. Noi parliamo, secondo me in modo sbagliato, di produzione legnosa e servizi ecosistemici. No, la produzione legnosa è anche un servizio ecosistemico. La cosa più banale è che il legno stocca anidride carbonica e la tiene lì per un periodo di tempo lungo, ma la considero la cosa più banale. L'uso del legno significa non utilizzare altri materiali per la produzione dei quali io produco un impatto ambientale che è notevolmente più alto. Quello stesso impatto ambientale è quello che poi mi causa effetti come il VAIA. Allora, noi dobbiamo recuperare quel legno non solo perché vale dei soldi, ma perché ha anche un valore ambientale. E questo come forestali credo lo dobbiamo comunicare, perché se noi lo facciamo aumentiamo il valore di quel legno. E cercherò di farvelo capire alla fine del mio intervento. Quali sono le strategie con cui possiamo conservare il legno? Il legno è un materiale che nasce, che è stato progettato dalla natura per lavorare in acqua. Il legno sostanzialmente conduce acqua all'interno dell'albero, quindi è nato per stare in acqua. Quindi fin tanto che noi manteniamo alto il contenuto di umidità del legno, il legno non perde le sue caratteristiche originarie. Lo stesso discorso vale quando il tenore di umidità si abbassa parecchio, quindi quando il legno viene stagionato. Purtroppo esiste una fascia molto ampia che sta tra il 20% e l'80% di umidità del tronco, all'interno del quale si possono manifestare e si possono attuare tutti quei fenomeni di degrado che abbiamo ricordato in precedenza e che sono legati soprattutto all'attacco dei funghi e degli insetti. Quindi quella è la fascia di pericolo. Quindi le nostre strategie saranno tutte funzionali a che cosa? A cercare o di ridurre rapidamente il contenuto di umidità oppure cercare di mantenerlo quanto più a lungo possibile. Questo in via schematica. Ovviamente questo processo sarà più facile quando abbiamo a che fare con specie che in linguaggio tecnologico chiamiamo più durabili, quindi che hanno delle caratteristiche naturali per cui è più facile che queste si mantengano da sole nel tempo rispetto ad altre. Quella che vedete qui non è altro che una tabella che è riportata sulla norma europea che classifica tutte le specie in funzione della loro suscettibilità all'attacco dal fungo. I 4 vuol dire che la si conserva male, 1 vuol dire che la si conserva bene. Le specie rappresentano un aspetto, l'altro, ovviamente, la stagione può essere in fase o in controfase rispetto a quelle che sono le fasi biologiche degli insetti, per esempio, ma soprattutto gli effetti della temperatura. Ovviamente, in certi periodi dell'anno, questa operazione è più semplice. I metodi che sono stati applicati e che vengono applicati, come vedete, sono molti. Mi preme precisare che non dobbiamo vederli come metodi alternativi, dobbiamo considerare metodi complementari, complementari da utilizzare in modo complementare talvolta anche nello stesso sito di stoccaggio. Ok? Quindi possiamo avere una conservazione in situ,
possiamo pensare a un'essiccazione rapida, a trattamenti di immersione, aspersione e soprattutto un trattamento molto innovativo sul quale spenderò qualche parola in più è quello di copertura e conservazione in ambiente anossico. Cominciamo molto rapidamente dalla conservazione in situ, che secondo me soprattutto nel caso degli schianti diffusi può rappresentare un qualcosa di interessante. Che cosa succede talvolta? Succede che una pianta, pur essendo abbattuta, mantiene ancora una certa quota, parte di radici collegate con il suolo. 30, un 40%. Questa pianta è una pianta che continua la sua attività fisiologica. Quella che vedete nella parte destra dell'immagine è il risultato di un canotaggio che io ho fatto, questa è un abete della foresta di Vallombrosa, uno di quelli caduti nel 2015, che io ho fatto 3-4 mesi dopo che quella pianta era a terra. Per chi si intende di anatomia del legno, vede che lì la pianta è partita con la sua attività fisiologica. Il cambio sta lavorando, il tessuto sta crescendo. Quindi vuol dire che la fisiologia della pianta è perfettamente intatta. Questo non ci permette di lasciarla lì per anni, ma ci può permettere di lasciare lì quella pianta in sicurezza e diciamo, agire su situazioni più urgenti. Come vi dicevo, una strategia può essere quella di provare a portare via l'acqua dal legno il più rapidamente possibile. Questo ci permette di fare uno stoccaggio in maniera molto semplice, quindi con dei costi molto bassi e potenzialmente anche stoccare grandi quantitativi di legname, che è poi più o meno sostanzialmente quello che si fa ogni qualvolta si fa un'utilizzazione. Si tratta di una tecnologia che si applica bene sui legni di conifere, che sono un po' più facili da essiccare rispetto ai legni di latifoglie. Qual è lo svantaggio? Lo svantaggio è che se questa essiccazione non è abbastanza veloce, questi danni arrivano. L'altro svantaggio è che una volta che questo legno è essiccato, come si diceva all'inizio, perde una parte del suo valore e soprattutto la trasformazione di questo materiale è complicata. Però si tratta, per esempio, di un'ottima strategia se l'obiettivo può essere quello di indirizzare il materiale ad usi strutturali. Per esempio travature, dove con una semplice fresatura io realizzo poi l'elemento. Oppure quando poi penso di poter destinare questo materiale alla triturazione. Okay? Quindi costa poco, però purtroppo è adattabile a materiale di scarso. Trattamenti per immersione totale, bacini d'acqua. Questo è un trattamento che è molto efficace da un punto di vista della conservazione del legno, ma che è fortemente impattante per gli ecosistemi acquatici. E veniamo poi al trattamento che è quello che è stato più applicato, che è il trattamento per aspersione. Qui, ancora una volta, la strategia è sempre la stessa. Io bagno continuativamente il materiale in modo da mantenere la sua umidità. Questo è un sistema che ha permesso di stoccare quantitativi enormi di materiale. Diciamo, non c'è sostanzialmente, teoricamente, limite. Richiede delle infrastrutture ovviamente adeguate, quindi devo poter individuare dei piazzali, li devo attrezzare, quindi ci sono dei costi. Il problema è la gestione dell'acqua. Il problema è la gestione dell'acqua perché innanzitutto abbiamo detto prima meno 41% di precipitazioni, nei nostri climi potremmo in certe fasi dell'anno non avere acqua e soprattutto l'acqua che viene dallo scolo, diciamo, è un'acqua che si è molto arricchita degli estrattivi del legno, quindi è un'acqua inquinante. Quindi devo prevedere tutto un sistema di ricircolo. È importante l'identificazione dei siti potenziali. Questa io però la posso fare anche prima. Che cosa voglio dire? Questo è un esempio di quello che abbiamo fatto in Toscana, dove posso dare tanti parametri tecnici e individuare preventivamente. Purtroppo io credo che eventi come questi si ripeteranno. Allora forse le amministrazioni possono cominciare prima a pensare dove in caso di io potrò allocare questo materiale. Perché
il fatto di poter aggregare l'offerta che viene da questo materiale è un primo elemento per poter ricostituire la filiera. Così come è facile gestire il problema della provenienza e dell'assegnazione del proprietario del legname. Ci sono ormai delle tecnologie che ci permettono di gestire dati, masse di dati anche molto più importanti riferite al singolo pezzo di legno. Quindi è possibile gestire in modo intelligente queste cose. Ecco, l'ultimo esempio di cui vi parlo è quello, a mio punto di vista, più innovativo e più interessante, che è quello che consiste tecnicamente nella copertura del legname con un telo di PVC che poi viene termosaldato. Quindi quello che si viene a creare è una sorta di silos artificiale, dove inizia un processo di fermentazione che in brevissimo tempo consuma tutto l'ossigeno che è all'interno di questo contenitore. Il fatto che venga consumato l'ossigeno e che poi per tempi molto lunghi, anche di 4-5 anni, all'interno di quel contenitore non ci sia ossigeno, l'umidità rimane, fa sì che il legno, che vedete queste sono la fase di preparazione in cui si stendono a terra i teli di PVC, il legno viene coperto, il materiale viene termosaldato, quando poi si va a riaprire la qualità del legname è pressoché perfetta. Questo è un trattamento che è molto interessante perché può essere applicato in contesti diversi e su scale diverse. Si è iniziato a fare sperimentazione su 30-60 metri cubi, adesso si sta lavorando anche su cataste fino a 200 metri cubi. Non necessita di grandi spostamenti del materiale ed è potenzialmente interessante anche per la gestione di qualche cosa che va al di là dei danni, cioè può essere applicato alla gestione del legno. Quindi questo è uno schema di riferimento. Veniamo ai costi, che è l'aspetto importante. Questi sono i costi riportati dai colleghi stranieri. La cosa che posso dirvi è che il metodo per aspersione, il costo di investimento di 5 euro è un po' basso, secondo me va almeno raddoppiato. Il fatto è che comunque si tratta di costi che vanno dai 15-20 fino addirittura ai 30 euro per metro cubo. Vedete, è importante la differenziazione per anno di fine stoccaggio. Questo vuol dire che io vado a caricare sul costo, sul prezzo finale del legname, un costo importante. E questo fa sì che poi, alla fine, i quantitativi di materiale che vengono conservati non sono poi così enormi. Abbiamo visto che negli eventi europei che citavo prima, questi hanno riguardato un 5-10% della massa totale del materiale. Ma se lo riportiamo ai numeri che ci siamo detti stamattina, viene fuori un quantitativo di materiale importante. L'ultimissima parola la vorrei spendere su questo. Non ci vergogniamo del legname che proviene da questi eventi. Questo è quello che hanno fatto i nostri colleghi americani a seguito dell'evento Katrina, che vi ricordate ha distrutto la città di Los Angeles. Questo è un gruppo di designer a cui è stato dato come tema di lavorare con quel legno. Quel legno ha un valore intangibile in più. Se noi questo lo comunichiamo, aiutiamo quel legno ad essere venduto. Dobbiamo trasformare il prodotto che abbiamo a terra, che è il legno, in un sistema prodotto. E la trasformazione da prodotto a sistema prodotto avviene aggiungendo al prodotto un servizio e una comunicazione. La tempesta Vaia, per le sue implicazioni ambientali e sociali, ha molto da comunicare. Quel legno si porta dietro quei valori. Un primo esempio che mi è parso molto interessante è stato il tentativo di istituzione della filiera solidale. Quindi, in conclusione, abbiamo la necessità di conservare il valore economico, ma anche ambientale, del legno che abbiamo a terra nel tempo.
I metodi a disposizione ci sono, abbiamo la necessità di fare un po' di sperimentazione per capire se questi metodi si adattano bene anche al nostro clima, in parte alcuni di questi, e soprattutto se attraverso anche questa conservazione sapremmo guidare la transizione da prodotto a sistema prodotto, forse avremmo creato veramente un'opportunità. Grazie tanto. Grazie, Marco.